Nel 1968 pubblicò Adriano Celentano una canzone intitolata Azzurro. A quel tempo il cielo di colore azzurro aveva ispirato un giovane di nome Paolo Conte a scrivere la prima versione del testo di questa canzone. Ecco una foto di un cielo azzurro. Se voi fate parte della generazione degli anni 70, forse vi potete ricordare che bel effetto faceva questo colore sul vostro stato d'animo. Purtroppo, con l'avanzamento della scienza, il nostro bel tempo arrivò a una fine. L'egoismo delle persone ha permesso che alcuni scienziati hanno ricevuto il segnale di partenza per progetti di manipolazione del tempo. Per anticipare però la soluzione per tutti i problemi relativi all'abuso della tecnica e della scienza e ai danni causati al nostro pianeta, vi posso garantire che presto la svalutazione completa del denaro su scala mondiale porterà come risultato la fine di questo crimine. Negli ultimi giorni ho fatto ogni mattina una foto del nostro cielo qui in Germania. Notate la forma strana di questa nuvola? Sembra una striscia di feltro bianco. Infatti, non si tratta di una nuvola naturale. La forma è lineare, non rotonda come si vedeva negli anni 70. Sembra strano, ma la maggioranza delle persone non riconosce i strani sintomi di questo tempo manipolato. Vedete come è diritta la forma di questa nuvola? La natura per sé non produce certe forme tecniche. Quello che deforma il cielo non sono soltanto la presenza di scie chimiche, ma anche la forma rettangolare delle nuvole. Non vi siete mai chiesti perché le nuvole assumono certe forme strane? Io non ho mai ricevuto una risposta plausibile da un meteorologo riguardo queste forme innaturali delle nuvole. E non mi meraviglio se la maggioranza non vede queste anomalie del tempo. La loro mente è anche manipolata. Anche le immagini satellitari dimostrano che qualche forza invisibile deforma le nuvole. Osservate bene l'anomalia, la linearità, come sono rettangolari queste nuvole. Solo 10 anni fa queste forme non esistevano. Ora però sono diventati così comuni che si sono perfino infiltrati nella mente degli artisti. Molti dipinti contengono delle figure di scie chimiche, nuvole rettangolari, cieli di color grigio. Ma dove è rimasto il nostro bel color azzurro, le nuvole rotondi? Se fino ora non siete riusciti a vedere l'anomalia, vi voglio dare un piccolo aiuto per riconoscere la forma innaturale. Questa è una foto satellitare di notte. Non credo che dovrò aiutarvi ora a riconoscere com'è innaturale la forma di questa nuvola. Sono sicuro che vi chiederete come mai non ve ne siete accorti di questo più prima. Sapete, ogni volta che vi mettete a guardare la televisione, la vostra mente viene programmata senza che ve ne accorgete. La tecnica più efficace della programmazione della mente collettiva è la programmazione predittiva,
con la quale vengono anticipate le azioni qualche anno prima di eseguirli. In questo modo le persone vengono vaccinate nella loro mente e non reagiscono poi agli eventi. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Questo è il mondo che esiste oggi. Benvenuto nella tua desertica nuova realtà. Abbiamo pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del XXI secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA. IA vuol dire intelligenza artificiale. La cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine. Ancora non sappiamo chi colpì per primo, se noi o loro. Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo. Fummo noi ad oscurare il cielo. Fummo noi ad oscurare il cielo. Fummo noi ad oscurare il cielo.